Ragazzi, ma le chiacchiere stanno a zero con la questione J.R. Smith e Iman Shumpert. Ma stanno a zero. Ma l'abbiamo svenduti per nulla, per niente, per nada. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, io ne ho lette tante. Cioè, io mi sono incazzato come una bestia proprio. All'epoca e adesso, quando stanno facendo di tutto e di più nei playoff e stanno risultando decisivi, decisivi in questi Cavaliers, ma era da aspettarselo. Il discorso che tanti fanno è: sì, ma noi dovevamo cedere il contratto di J.R. Smith e l'unico modo era inserirci dentro Shumpert. Bene, benissimo, quanto sarebbe pesato il contratto di J.R.? Con la stretch provision, 2 milioni di dollari nei prossimi 3 anni. Cosa vuol dire? Che con il cap poi alle stelle, tra 2 anni non sarebbe più pesato nel secondo e nel terzo anno, perché sarebbe stata una cacchina, sarebbe stato. E invece ci siamo messi in casa prima il contratto di Calderon cedendo Chandler, che lasciamo perdere un attimo di nuovo questa cazzo di trade. E ecco, quindi l'unico modo era inserire Shumpert per cedere JR. Ok, altra critica è: intanto Shumpert non l'avremmo ceduto, non l'avremmo rifirmato. Bene, benissimo, ma perché regalarli? Perché regalarli ad una squadra che voleva fortemente, ardentemente cedere Waiters? Perché fargli questo favore a una contender? La risposta può essere: ma Jackson non interessa di aver dato dei 2 giocatori a una contender, perché ora noi non siamo contender, quindi chi se ne frega di chi vincerà il titolo. Benissimo, ma io un favore così comunque non l'avrei fatto a prescindere, soprattutto un favore anche a un giocatore come JR, che è stato croce delizia per noi, ma ultimamente era soprattutto croce, e gli abbiamo fatto anche un regalo, come abbiamo fatto un regalo a Stadamar, tagliandolo, dandogli il buyout. Cioè, questi continui regali, cioè, voglio dire, o ci torneranno indietro sotto forma di favori fatti ai procuratori, oppure sono senza senso, cioè roba da tafazzi. Non so descrivere il mio schifo proprio per questa trade che sta prendendo sempre più forza. Anzi, anche perché non è che se vincono il titolo, se non vincono il titolo, allora la trade andava bene, no, perché siamo già arrivati fino qua e mi pare pure abbastanza per come stanno giocando, quindi la trade è comunque vinta, e poi noi non volevamo vincere o perdere, un altro discorso. Comunque Cleveland ha ottenuto quello che voleva cedendo Waiters, che voleva cedere, quindi voglio dire, proprio siamo, ripeto, al tafazzismo più puro. Noi cosa abbiamo preso? Vabbè, a parte la questione dei 2 milioni che avremmo risparmiato con la stretch, eccetera, ma voglio dire, allora, ok, o Phil Jackson mi fa la magata di con quei 2 luridi milioncini di non so chi prendermi a sto punto, cioè nomi, Gasol ed Aldridge, tutti e due, o se no quei 2 milioni tanto non sarebbero stati sfruttati quest'anno, in questa estate, e l'anno prossimo sarebbero pesati di meno nel 2016, quindi veramente, cioè, ma io non capisco, ma se ci sono io al posto di Jackson avrei fatto tanto, almeno uguale, cioè regalare, allora sono capace anch'io, vabbè, vediamo. È chiaro che il lavoro di Phil Jackson sarà valutato sul lungo periodo, ma sul breve abbiamo già visto che più sì che più no che sì, sul medio ci stiamo arrivando, boh, speriamo adesso con free agency e tutto il resto. Ma ripeto, io veramente questo regalo adesso JR su Instagram ci percula pure, quindi ma giustamente ce lo meritiamo, cioè non so veramente, io l'avevo già scritto sul blog proprio il giorno dopo la trade che fu folle, inutile da un punto di vista ma folle dall'altra. Poi domani JR implode, quindi va tutto a puttane, quindi bene così, avete visto, bellino, dicevamo, ma cosa dicevate, ma cosa?
Cioè, voglio dire, ad oggi è così, ad oggi loro hanno avuto un rinforzo, ad oggi, ma immaginatevi, poi non avremo mai la controprova, ma i Cavs con Waiters, che aveva scazzato già con LeBron, eccetera, i Cavs oggi con Waiters, invece che JR e Shumpert, e noi, attenzione, a Hutson e Lance Thomas. Ovvio che la trade non è stata fatta, cioè non dobbiamo guardare i giocatori che sono arrivati in cambio, perché comunque non era quello il senso della trade, ma ripeto, quei 2 milioni risparmiati, io non volevo una prima scelta, cioè, lo so, non sono folle che qualcuno ci avrebbe dato una prima scelta per loro due, ma ecco, ma non fare regali, cioè piuttosto li tenevo lì a marcire, uno lo portavo a scadenza, scadeva quest'estate, l'altro lo strecciavo. Ma basta, regali a destra manca, ma io ripeto, sì, magari domani ci fanno un favore, gli abbiamo fatto un favore ai due giocatori, quindi di conseguenza ai loro procuratori, e ci verrà qualcosa indietro, ma ad oggi io quello che ci torna indietro vedo solo uno sputo, come se adesso sputassi dal finestrino e mi torna indietro, cazzo.